Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un biscotto, secondo me molto sottovalutato. Di origine piemontese, oggi prepareremo i savoiardi. Questo dolce è un dolce italiano per eccellenza, un dolce iconico, perché oltre ad essere buono, semplicissimo, così com'è, è anche un dolce che si presta particolarmente come base per poi produrre altri tipi di dolci. Tutti conosciamo il tiramisù e la base è proprio fatta dal savoiardo. Ma si sposa benissimo con tanti altri dolci e tanti tipi di creme. Quindi andiamo subito a vedere come si fa. Andiamo subito in planetaria. Con la frusta cominciamo a far girare l'albume. Mi raccomando, ben pulito sia albume che bacinella. Facciamolo girare così, senza aggiungere niente. Quando incomincerà a schiumare, aggiungeremo lo zucchero semolato, poco alla volta. Facciamo girare fino a quando non otterremo un impasto ben montato, ma non a neve. Trasferiamo il nostro impasto in una bowl e lo lasciamo momentaneamente da parte. Ritorniamo in planetaria, questa volta non sarà necessario pulirla. Inseriamo i tuorli d'uovo insieme a tutto lo zucchero semolato. Facciamo girare i nostri tuorli fino a farli montare. Mi raccomando, dovranno essere a temperatura ambiente, altrimenti toccherà scaldare con un cannello la bacinella della planetaria. Quando il nostro impasto sarà diventato molto più chiaro e spumoso, i nostri tuorli saranno pronti. Li trasferiamo in una grande bowl e li lasciamo un attimo da parte. Nel frattempo, sopra un foglio di carta da forno, setacciamo la farina e la ficola. Se volete, a questo punto potete aggiungere dell'aroma, tipo della vanillina. Setacciamo queste due polveri e siamo pronti per amalgamare i nostri tre composti. Aggiungiamo ai tuorli un po' alla volta l'albume montato e le polveri, fino ad esaurimento, e mescoliamo dal basso verso l'alto per non smontare tutto l'impasto. Prendiamo una placca con la carta da forno e con un sac à poche cominciamo ad addressare i nostri savoiardi. Non fate troppa pressione sulla sac à poche. In cottura i nostri biscotti si allargheranno fino a quasi raddoppiare il loro volume. Prima di infornare i nostri savoiardi, setacciamo lo zucchero a velo con l'amido, fino ad ottenere una polvere priva di grumi. Quindi con un setaccino spolveriamo i nostri biscotti. Questo permetterà di far sì che si crei una crosticina in superficie. Quindi inforniamo a 200 gradi in forno statico per 12-15 minuti. Una volta cotti e raffreddati non avrete problemi a staccarli dalla carta da forno. Io ho fatto due versioni, una con zucchero a velo e amido e l'altra con lo zucchero semolato più classica. Ed ecco qua i miei savoiardi. Avete visto, sono abbastanza semplici da preparare. Io ne ho fatto una versione con lo zucchero a velo e amido e una con lo zucchero semolato. Scegliete voi quello che preferite di più. Ovviamente qui sotto in descrizione troverete la ricetta per preparare anche voi i savoiardi e la ricetta che troverete qui sotto è la ricetta che ho utilizzato io per fare questo video. Quindi usciranno un bel po' di savoiardi. Io ne ho fatti tanti perché mi serviranno per altri video. Infatti da quell'impasto ho ricavato anche quattro basi morbidissime, vedete? Che mi serviranno per fare due dolci.
Provate a indovinare qui sotto nei commenti di che dolce sto parlando. Comunque mi raccomando, se dovesse esservi piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!